meditazione, ma non solo. Avete mai provato una sensazione di libertà, di tranquillità? Eccolo Francesco, adesso lo invito. Quando accendete le candele, bene. Aspettando Francesco, bene, quando accendete le candele vi posso garantire che se avvertite un momento di tranquillità, di serenità, è perché c'è qualcosa da dire. Eccolo Francesco. Ciao Angela, Ciao. vediamo se Bene. riesco a usare una luce decente perché mi sento abbagliato. Perché sei in controluce, dovresti metterti a contro. Ecco, così. Va bene, dai, metto così. Faccio vedere i libri. Bravo. Buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Siamo un po' stanchi tutti, dobbiamo dirlo, che dopo 10 giorni di quarantena si sente, inizia a diventare pesante la situazione. Si sente perché la pressione psicologica è forte, no? Quindi, sì. Stavo parlando con le persone che mi stavano seguendo, spiegando loro di come può essere rilassante e introspettivo osservare a lungo una candela che accendiamo in casa, che ci rilascia tanta energia. Tu sei un'intuitiva pazzesca. Tu sai che esiste una meditazione molto famosa, così, che fanno i monaci tibetani? Non lo sapevi? Ah, no, no. Vedi come becchi le cose dall'universo intorno a te. Si chiama Guri Shankar. Una delle fasi è per quella di osservare questa candela accesa nel buio per tanto tempo. Vedi che. Cosa produce questo esperimento, guardare una candela a lungo nel buio? Allora, diciamo così, innanzitutto concentrarsi sulla luce che c'è, cioè sulla luce che esiste sempre, anche quando c'è buio. Se noi siamo abituati a pensare che il buio sia il buio e la luce sia la luce. No, ok, quindi questa separazione, il giorno e la notte, in realtà c'è sempre la luce, cioè la luce e il buio sono due partner, due alleati, due compagni e anche quando c'è il buio più profondo, usiamo anche questa metafora, c'è sempre una luce. Così come quando c'è la luce, se tu ci pensi, anzi, quando sei illuminato dalla luce, c'è anche l'ombra, no? Quindi anche nelle situazioni, diciamo che è un gioco di specchi, nelle situazioni più difficili c'è la luce comunque, che arriverà, e nelle situazioni più solari c'è sempre qualcosa che si nasconde, che può creare ombra o che può creare insidie, eccetera. Quindi il gioco è quello di saperlo, no? In qualche modo, per cui. E noi, diciamo, abbiamo un punto di riferimento oggi che ci possa dire, ci possa fare un po' da protettore, no? Cioè, perché tante persone sono smarrite, non hanno tutti delle credenze religiose, altri non ne hanno proprie, poche persone sono vicine alle scienze dello spirito per comprendere delle cose. E hanno Qualcuno veramente poca esperienza con la. sì, oppure qualcuno crede ai suoi precetti religiosi, quindi segue quelli, no? In realtà anche un po' fideisticamente. Vabbè. Infatti, non ne so, ma non è nemmeno più soddisfazione da questa forma di religione stelle, fede stelle. Guarda, poi entriamo, ovviamente entriamo nel giudizio personale. Io ritengo che la fede sia una cosa interiore, prima di tutto, e che non faccia assolutamente a pugni col dubbio, anzi, che il dubbio la dovrebbe rafforzare, no? Quindi, per cui se io piglio la chiusa delle cose, non sono necessariamente davvero religioso come io penso, cioè, perché ho una serie di investimenti. Tu pensa dalle tue parti San Gennaro, no? Cioè, sostanzialmente quello che sto chiedendo è dammi qualcosa, cioè, poi è tutto da verificare se io realmente, no, ho una devozione verso quella cosa. Però è un discorso. Una volta magari lo facciamo, la differenza tra religione e Beh, certo, sì. C'è qualcosa che però possiamo dire riguardo ad una figura di riferimento che, tipo per esempio. molto molto amata, ma non solo nella
nel cattolicesimo, nel cristianesimo, ma per esempio tutte le religioni monoteistiche lo amano, anche l'Islam, anche l'ebraismo, anche se stranamente nella Bibbia è citato poco, però quando è citato, cioè sempre con un massimo rispetto, tu pensa che addirittura ci sono delle confessioni, diciamo così, non ortodosse del cattolicesimo, del cristianesimo, che pensano addirittura che sia una manifestazione di Dio sulla terra, no? Questo personaggio di cui parlavo. Però è anche amatissimo anche adesso nella nuova spiritualità, diciamo. Tutti sono curiosi di sapere chi è questo personaggio. È l'Arcangelo Michele, che poi è stato rappresentato. Ok. Allora, tu tieni conto che in Italia, forse pochi lo sanno, ma esiste una linea di San Michele che parte da su, dal santuario nel nord dell'Europa e finisce fino, secondo qualcuno, addirittura a Gerusalemme, ma comunque tocca due punti importanti d'Italia, che sono la Sacra di San Michele sopra Torino e Castel del Monte in Puglia, che ha fatto costruire Federico II, che era devotissimo Sì, a San Michele, cioè assurdo, sono stata a Federico II era una visitare persona quindi che quella veramente zona. Beh. è meravigliosa. E quindi questo San Cosa vuol dire la natura in certo Guarda, io senso? lo sai, sono fortunato perché ho un giardino anche abbastanza grande, per cui per me in questo momento è un'oasi, no? Cioè, tutte le volte che posso, infatti anche questi giorni che sto meditando, tengo aperto, no? Cioè, come se, però capisco che chi invece sta non so, in 20 metri quadri, che ne so, nel cemento, è tutto, no? Perché la natura è comunque cioè, è il collegamento con la terra, quindi è importante, e vedere delle cose che hanno a che fare con la natura è Beh, rilassante. contestualizzando ora una cosa, parliamo, vi faccio giusto una piccola premessa, ma poi basta. Noi non siamo abituati alla quarantena, non lo siamo, in parte perché noi siamo una società democratica, viviamo in una realtà dove abbiamo la libertà di uscire, non siamo come la Cina dove esiste una dittatura reale nelle informazioni, nel modo di fare e gestire. Non siamo come i cinesi abituati a stare dalla mattina alla sera nelle strutture, nelle fabbriche, nelle case, a lavorare 24 ore al giorno. Noi non siamo abituati a questo. Per loro la quarantena è stata sicuramente difficile, ma non così difficile come qua. Sono organizzati proprio per questo, di default, essendo uno stato che interviene costantemente. Loro sono, cioè, se dici al cinese tipico, immagino, senza fare discorsi, Certo, sono che deve fare determinate cose, le fa, anche perché lo stato provvede a tutta una serie di cose. Noi siamo degli individualisti tendenzialmente, no? Nel bene e nel male, quindi non siamo abituati a questa cosa qua. Anche perché infatti non c'è uno stato assistenzialista realmente, per cui Tra l'unica l'altro, cosa che puoi è cavartela da solo, capito? il nostro è uno Stato che, per carità, cioè per esempio, che meraviglia che ci sia la sanità pubblica, tutta una serie di cose, bisognerebbe farci tutto un discorso È dietro. importante questo, almeno questo. Non entriamo in questa roba qua, sennò poi apriamo una polemica da San Michele No, Pasquale. lasciamo fare, Però ciao. è vero che il nostro non è uno Stato che provvede. Anzi, negli ultimi tempi state cercando di togliere sempre di più. Quindi, nel momento in cui invece poi provvede facendoti da stato padre o madre che ti impedisce di uscire la sera, è chiaro che è tosto. Quindi, cioè, sbarella molto il modo di pensare che noi abbiamo sempre avuto e non ce In l'abbiamo realtà aprono, ok, facciamo un esempio, negozi dell'igiene per la salute, cioè per l'igiene, scusami, della persona, farmacie alimentarie, dimenticando però che oltre a soddisfare i bisogni primari necessari come il cibo, la pulizia, i farmaci, eccetera, il vestiario, eccetera, c'è bisogno soprattutto di un risanamento mentale. Cioè, ma tu come vedi fermi questi personaggi che stanno vivendo malissimo? Forzatamente in quarantena, che non vivono bene, perché noi siamo fortunati, viviamo da soli, ok, ma tu immagina gente che deve condividere ogni giorno degli spazi piccoli. Ma poi, esatto, è proprio questo il punto. Cioè, quello che sta rivelando, secondo me, questa congiuntura nel nostro paese è una mancanza incredibile di empatia. Empatia non è soltanto che poi stai male per i morti, che io ne so qualcosa qui. Cioè, Tu sei a Bergamo, diciamola, sti ragazzi ci stanno seguendo, quindi. drammatiche. Ma allora, tu non puoi, cioè, mi sembra a livella di Totò, no? Cioè, tu non puoi Lo so.
di dire alle persone semplicemente, non semplice, guarda, dico semplicemente apposta, stai a casa per il bene comune, senza tenere conto delle differenziazioni che ognuno di noi ha. Ma Infatti. differenziazioni anche standard, anche di luogo comune. Se tu dici a un ragazzo di stare a casa a 19 anni, non è come dirlo a un vecchio di 70, ok? Quindi in questo manca tutta un'operazione. È come se fosse il re nudo, cioè io dico che è come nei vestiti dell'imperatore, la famosa cosa di Andersen. Questo sta mostrando che lo Stato, se non è assistenzialista, nel senso che è dentro, si prende cura, proprio il taking care dei cittadini. Cioè, se mi dice delle cose, io lo faccio perché ho un senso civico, io come Francesco, ma non posso capire anche chi non è in grado di, chi è sbarellato da questa cosa, uso questo termine. Perché non c'è una comunicazione uno a uno, peer to peer, non dire. Non è che devi venire a casa a dirtelo, ma deve capire che a te ragazzo deve parlare in modo diverso dal vecchio, a te separato, perché ormai non c'è più la famiglia standard. No, Ieri sono. ci sta anche l'idea di pensare, no, che questi ragazzi, ma non solo loro, parliamo prima di noi adulti, okay, che abbiamo tante energie condense dentro di noi, non riusciamo ad esprimerle e io non so che conseguenze poi avranno queste energie inespresse. Guarda, io non scherzo, Esatto, perché poi tra perché l'altro non ci rendiamo conto. noi stiamo accumulando tantissimo preoccupazioni, stress, disagi vari. Sindromi da stress post-traumatico, che magari adesso non ce ne rendiamo conto, ma potremmo sviluppare delle psicosi, delle nevrosi, dei problemi di sonno, disturbi anche di contatto, di agorafobia. Cioè, ma voi ci pensate a tutto questo dopo? Tu, Stato, ci pensi a tutto questo dopo? E dopo ci devi pensare prima. Perché dopo, cioè, Non prima non ci hai pensato, ovviamente, durante nemmeno, almeno dopo ci pensi. c'è un dialogo sui vivi in questo momento, quello che è sconvolgente. È Cioè, vero. allora, il dibattito sui vivi è più fondamentale, ma non perché capisco che possa essere frainteso questo discorso che faccio, quindi voglio subito chiarire che non è così, non voglio dire, non sto minimizzando. Dico solo che accanto a quella cosa ci deve essere l'attenzione per chi è vivo, perché il vivo continua a vivere. Cioè, Bravo, bravo. Guarda, io sto dando un'occhiata alle notizie di cronaca che non sono tutte associate al coronavirus, però sono conseguenze collaterali al coronavirus. Io oggi ho letto di una donna che si è suicidata perché soffriva di depressione e temeva di essere contagiata dal virus. E poiché sentiva che prima o poi si sarebbe contagiata, l'ansia del contatto non riusciva a sopportarlo, del contagio, scusami. E ha deciso di suicidarsi, togliersi la vita. Ovviamente soffriva di depressione questa donna, però per farti capire, noi non dobbiamo trascurare metto questi elementi. un articolo ieri comunque serio, cioè voglio dire mainstream, dove sono aumentate credo del 3000% in queste 2 settimane le richieste d'aiuto al telefono contro la violenza sulle donne. Esatto, ho detto anche stamattina, questo l'ho letto. Sa, ci dobbiamo aspettare i morti. Allora, suicida perché ha paura di contrarre il virus. Donne che subiscono violenza, si incrementa ovviamente la violenza perché giustamente condividono gli stessi spazi nella stessa casa, immagino lo stress che può fare. Vitale, no? Lo spazio Noi vitale siamo. non è quel metro, c'è anche chi è vivo, cioè nel senso che Hai ragione, bisogna tutelare chi è vivo, chi è ancora sano, chi ancora non è stato contagiato, chi ancora. cioè, non c'è una sospensione di tutto quello che è invece la continuazione della vita. E se alcune possono fare. Perché comunque il discorso economico poi sarebbe anche lì molto lunga la faccenda, ma si può sperare che poi lo si riesca a rimediare. Quello psicologico non lo vedi, ma è ancora più insidioso. Beh, e noi non abbiamo idea cioè, tant'è vero che è dimostrato che ci sono delle sindromi post 11 settembre negli Stati Uniti, sono nate l'11 settembre. La paura di essere aggrediti, la paura di essere. Che un aereo ti arrivi in ufficio, c'era gente che faceva cose di questo tipo, cose che un tempo, prima del 12 settembre, erano impossibili prevedere. Io oso immaginare domani quando usciremo per strada qualcuno che farà un starnuto quasi con dei fucili, diciamo. Cioè, è assurdo, guarda, è assurdo. Beh, Poi mi io hanno ho sentito una parlato.
Interessante, però ovviamente poi ritorniamo dai E libri, torneremo ok? Però se ci tengo a sottolineare questa cosa. questo. Perché ci sono tante persone che poi, al di là dello stato assistenzialista, in realtà questo stato non è così assistenzialista come sembra, va bene? Di persone che purtroppo tu mi dici è così perché. A proposito di andare a dormire, perché questo è importante. Io ti dico, in queste notti già dormo meglio, perché io, che per primo che te l'ho passato, che te l'ho consigliato, poi me lo sono autopreso, perché me l'ero dimenticata questa cosa. Provare, prima di addormentarsi, a visualizzare che stiamo dormendo in una bolla blu. Cioè, immaginare di essere con il blu intorno. Perché il blu è rilassante, protegge e ci fa sentire bene. Come il colore del cielo, il colore del mare, no? Quando è calmo. Quindi quello che è di una semplicità spiazzante, funziona. Cioè, immaginarlo, visualizzarlo, come se viveste dentro. Il primo esercizio di visualizzazione prima di andare a dormire, se vi sentite turbati, se vi sentite ansiosi, ma anche per fare proprio questo esercizio a prescindere dal vostro stato d'animo, pensate di stare nel letto ed immaginarvi immersi in una bolla blu, quindi come se fosse proprio come se tornassimo nel ventre di nostra madre, cioè. Nella Quindi massima. madre natura, ritorniamo all'esterno. Esatto. Mentre io, che sono un amante delle candele, mi viene da dire quando vi sentite molto tesi, stressati e non so se vi è mai capitato, ma penso di sì, di avvertire delle energie contrastanti, non sapete nemmeno quello che volete fare. Ah, ecco, Raffaele, uno dice, concordo, lo faccio ogni sera ed è ultra funzionante e lo dico io da paranoico. Ok, allora abbiamo una conferma in più che funziona, dai. E dicevo, quando vi sentite elettrici, nervosi, accendete una candela bianca e cercate di visualizzarla, cioè osservatela, osservate l'andamento diciamo, della fiamma. E vedete che vi sentirete molto meglio, dà un effetto di protezione, soprattutto come dice Francesco, se è buio e l'accendete ancora di più. Esatto, Eh sì, cercare la luce, no? Nel buio. cercare la luce nel buio, perché spesso noi non riusciamo a renderci conto che siamo in un momento di smarrimento e quindi al buio. L'idea della candela simboleggia l'idea che noi stiamo trovando la soluzione, cioè quella candela siamo noi stessi. È la luce in fondo al tunnel, no? In fondo, se ci pensi, la luce della candela è la luce in fondo al tunnel. Esatto, Nella è la notte la candela, quindi cioè. antiche tradizioni spiegano che accendere una candela all'interno di una stanza significhi aprire una sorta di connessione con il creato, cioè con Dio, con una divinità. Quindi è come se noi stessimo accendendo le fiamme dello spirito e quindi in quel momento abbiamo lo spirito a fianco a noi, perché non vi dimenticate della Pentecoste, delle fiamme, ti ricordi, che apparivano come Spirito Santo. E questa è l'idea della candela, insomma. Va bene. Beh, vabbè, dai, Che cose minime, ma insomma, guarda che poi sono le cose semplici, quelle più forti, eh? dici? Sì. Attenzione, perché noi cerchiamo, la nostra mente occidentale sembra, cerca sempre delle robe mega gara. A volte proprio la semplicità, cominciare dalla semplicità è fortissimo, è potente. È vero, anche riscoprire la forza della natura, degli elementi della natura, Devo come. salutare il mio ex alunno che adesso non vive più in Italia. Ciao Aninder! Ah, è il tuo ex alunno. Sì, Ah. adesso vive, se non sbaglio, a Londra. Si è trasferito. Il sale grosso, no? Il sale marino, che è molto importante, ma detto che purifica. Vero? Ed è utile anche per fare degli incantesimi di protezione, dei rituali di protezione, quindi tutta Vale. male. Il sale è per eccellenza forse uno degli elementi più bianchi, più positivi che esistano al mondo in assoluto. Tant'è vero che tu pensa che sia il sale della terra, voi siete il sale della terra, cioè, quindi anche, poi riporta al mare, quindi a tutto quello che senza il sale non c'è vita in un certo senso, no? E
che anche come creazione non, l'acqua deve contenere per forza il sale per poter dare vita. Quindi, quindi sarebbe ideale magari anche farsi un bagno con i sali marini. Quindi la possibilità, a voglia, è come, è importante, sì. È importante questo, magari non fare questi rituali, che sai, tutti quanti possono avere anche un'idea sbagliata, ma prendere proprio, proprio in maniera pratica del sale e fare questo, questa tassoterapia, cioè quindi usare il sale per questo motivo, per purificarci le tossine. Poi non so se tu avverti un cambiamento della pelle, dei capelli, delle unghie, del corpo, dopo questi giorni comunque siamo rinchiusi in casa da tutto questo tempo. Sì, sì. Che cosa avverti tu? Allora, vabbè, io ho notato che personalmente, per esempio, mi si sporcano di meno i capelli. Anche a me. Legato all'inquinamento. Cioè, il fatto che comunque... Un po' sono più lucidi, hai notato, i capelli sono più lucidi. Sì, 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 sono più lucidi, se si sporcano di meno... E quindi è chiaro che ci sono degli effetti benefici in quello che sta succedendo, eh? Cioè, cioè noi dobbiamo avere, poi prendere, dovremmo prendere le cose belle e portarcele di là, cioè, quando non dimenticarcele, quello sarà credo la cosa più importante da fare. Perché a volte poi le dimentichiamo, cioè io penso che dopo tutto questo noi questo trauma lo dimenticheremo, probabilmente lo ricorderemo come un brutto sogno. E beh, dimenticare il trauma sì, però se, se abbiamo sviluppato anche del, come dire, delle pratiche... Rimuoviamo, cioè, un altro processo di rimozione, non è che lo dimentichiamo. Pari niente, no? Cioè, sarebbe bello, certo che è difficile, però sarebbe bello, altrimenti resta soltanto come un incubo, tra virgolette, punto. Le cose arrivano per insegnare. Certo. Ma quante volte noi ad ora dobbiamo imparare? Perché ogni giorno che passa impariamo cose nuove. La cosa che diciamo su cui tutti quanti ormai ci stiamo facendo i conti è la resistenza. Cioè noi stiamo resistendo e ci lamentiamo perché poi se andiamo a pensare a quelli che sono venuti prima di noi, questi hanno affrontato appunto il terremoto, hanno affrontato la guerra, cioè la vera guerra, quella che si combatteva con le armi, degli uomini che morivano così per strada, senza cibo, ma vi rendete conto adesso, come stiamo adesso, senza cibo, senza un calore, ma sì, sì, ma infatti, evitiamo di pensarci proprio, nel senso che va bene. No, io non sono una che rimuove il problema, io lo affronto per dire che noi stiamo bene, stiamo molto bene rispetto molto a chi... Perfetto, ma infatti questo dobbiamo guardarlo, abbiamo comunque delle risorse... Speriamo che sia anche a tempo determinato il più breve possibile. Quindi, infatti io dico che da questa esperienza, allora tutte le esperienze della vita sono multitasking. Quando noi le vediamo da un punto di vista unico, tipo vicolo cieco, ci perdiamo il 90% delle cose. Allora, tutte le esperienze ci insegnano, ci sono responsabilità personali, collettive, eccetera. Però dobbiamo portarci dietro cioè quello che ci serve per fare un click, perché è evidente che noi non potevamo andare avanti così. Questo mi è chiaro. Cioè, la natura ne sta traendo grande soddisfazione. Traendo grandi benefici. Cioè, io penso che ci sono gli animali che ci guardano come dire ma che è davvero, come dicono a Roma? Cioè, madonna, quanto dura sta bellezza? Ecco. Tra l'altro molti io li vedo, ci sono fuori da me, che si rincorrono, vedo i gattini che si rincorrono, giocano, i cagnolini che vedo che tra di loro fanno gruppo, stanno benissimo. Ci sono quei rompipalle di esseri umani in me, cioè che non sono sempre tra i piedi. Scusa, gli uccellini che io sento costantemente la mattina, e ora che sta per venire una tempesta io la sento i rumori della tempesta come se fossi in un bosco, cioè capito, si percepisce tutto adesso, immagina i tuoni, mamma mia, è proprio questo che dobbiamo portarci dietro, questo è il fatto, cioè questa è una delle cose che dobbiamo portarci dietro, cioè il fatto che comunque, infatti quando tutti dicono madonna non vedo l'ora di tornare indietro, io ho un attimo di smarrimento, no, io non ho voglia di uscire dalla situazione
e di essere libero e stare bene, sapere che ci sono le persone che stanno bene, ma non ho voglia di tornare a dire quella cosa. No, nemmeno io, perché poi alla fine noi ci stiamo disintossicando, ecco. Sì. Tu non puoi conoscere cosa vuol dire una sensazione fin quando non la provi. E noi finora eravamo totalmente condizionati perché non avevamo mai fatto un'esperienza del genere. Adesso che conosciamo la differenza e ci stiamo disintossicando, probabilmente molte persone non vorranno, come dici tu, tornare indietro, ma affrontare queste novità, ma anche perché indietro non si può tornare, cioè, diciamocelo francamente. Ho capito che non si potrà tornare indietro perché questo ha cambiato tutto per sempre, ma